un saluto particolare a questa squadra. Caro candidato sindaco, ho visto che sei contornato da donne e uomini veramente che hanno esperienza, dedizione, ma soprattutto una volontà di riportare quell'identità a Casoli. Un saluto particolare all'onorevole Luigi D'Eramo, il nostro coordinatore regionale, che devo dire ci tiene a Casoli, ci tiene molto. Mi ha chiamato lui ieri sera personalmente, rivolgendomi questo invito, ma proprio esprimendo una volontà di portare quell'impegno, quella determinazione che noi della Lega stiamo mettendo su tutto il territorio regionale. Io questa sera avevo un altro impegno, il nostro onorevole lo sa, un impegno istituzionale nella provincia dell'Aquila. Ho lasciato quell'impegno per essere con voi. Grazie. L'ho fatto volentieri, perché chi mi conosce sa che non sono quella che viene solo per chiedere voti, viene solo per svolgere le cosiddette passerelle, ma io penso che dal momento in cui occupo questo ruolo sono a Casoli per la terza, quarta volta, e molti di voi lo sanno perché c'erano, erano presenti, erano con me ad ascoltare le istanze, erano con me ad decodificare i problemi che ci sono nell'ambito della sanità. Io ho avuto, e ringrazio la mia squadra che mi ha dato questo impegno, che ha voluto che io svolgessi un compito particolarmente oneroso in un periodo veramente che si ricorderà nella storia. Un periodo però che ha visto la nostra regione primeggiare, una piccola regione che ha avuto dei risultati eccezionali. Siamo, lasciatemelo dire, al primo posto per aver gestito una pandemia. Siamo al primo posto per aver dato un posto letto, per aver dato una cura a 80.000 pazienti della nostra regione. Sono tanti, tanti, e devo dire, ringrazio tutti gli addetti al lavoro, i sanitari, i medici. Ringrazio soprattutto le associazioni che attraverso la loro collaborazione, attraverso la loro sinergia hanno portato a dare dei risultati veramente validi. Qual è il problema che abbiamo affrontato fino ad oggi, ma soprattutto con quali presupposti e quali fondamenti porteremo avanti una sanità di prossimità? Voglio che tutti voi ricordiate questo termine. Noi siamo per la sanità di prossimità. Lo siamo stati nel momento in cui abbiamo stilato una rete ospedaliera. I cosiddetti piccoli ospedali che dovevano chiudere i loro pronto soccorsi, in questa rete hanno riattivato non solo il pronto soccorso, ma hanno dato una qualifica, una identità, o meglio ancora una vocazione per il lavoro che andranno a svolgere. Noi abbiamo da poco deliberato la nuova rete ospedaliera, una rete che non mette il marchio a chi è più bravo, ma è una rete che porta la risposta sanitaria alle patologie, dal più complesso al meno complesso. E voi sapete che abbiamo riaperto dei pronto soccorso, abbiamo dato delle identità agli ospedali di zone disagiate, abbiamo dato la possibilità di essere curati nella nostra regione. Oggi ci accingiamo a svolgere la rete territoriale, ed è questo il progetto che voglio fare con te, caro futuro sindaco. Il progetto che vedrà coinvolti tutti i sindaci per la nuova rete territoriale. La nuova rete territoriale sanitaria vede al primo posto l'ospedale di comunità, vede al primo posto la casa di comunità. Che cosa vuol dire? Che quando c'è un malato cronico oppure quando c'è una patologia
che non è grave, che non mi permette, per la quale non devo andare al pronto soccorso, quindi un codice rosso, un codice di un'entità complessa, posso rivolgermi al mio presidio. Ed è quello che sarà a Casoli. Conosco bene quali sono le esigenze, ve l'avete detto fino a poco tempo fa, mancano i medici, molti medici vanno in pensione, bene, non so chi l'ha letto, vi invito a leggerla. Proprio ieri c'è una delibera che porta la mia firma, che diamo la possibilità a stabilizzare, o meglio ancora ad assumere a tempo indeterminato, tutte quelle professioni sanitarie, quei medici e quelli anche amministrativi di un presidio ospedaliero, che sono assunti tramite un bando concorsuale presso i nostri ospedali a tempo determinato, se hanno vinto un concorso presso un'altra regione, rimarranno nei nostri presidi ospedalieri. Questo è un grande successo, perché non perderemo il nostro know-how, non andranno via quelle eccellenze che lavorano nei nostri presidi, e abbiamo dato loro la possibilità di rimanere nella nostra regione. Io voglio condividere con voi un numero, perché è vero che i medici mancano, ma mancano anche alle Torrette, mancano anche ad altri ospedali importanti di altre regioni. Però vi posso dire che fino ad oggi abbiamo assunto 5.500 persone in più. È un numero importantissimo. Purtroppo con la pandemia che ha assorbito molte di queste unità non ci siamo neanche resi conto di questa forza che è arrivata in più. Posso garantire però che queste persone, così come avete visto, questi specialisti non solo non andranno via, ma saranno incrementati. Infatti già al presidio di Casoli avremo una nuova unità da domani, dopodomani arriveranno altri medici. Ho fatto una riunione proprio ieri col direttore generale dell'AS, sottolineando l'importanza della sanità del territorio, sottolineando quanto è importante portare avanti quei servizi. Perché io vi do delle garanzie? Chi mi conosce sa che mi baso sempre su concetti fermi, numerici e pragmatici, perché avremo il PNRR. Il piano della resilienza porterà fondi da investire specialmente sulle strutture e su tutto ciò che è la strumentazione di cui voi avete bisogno a Casoli. Questa è un'altra garanzia che io vi posso questa sera confermare. Ma ripeto, la mia non è una campagna elettorale, è una determinazione con certificazione. Avrete modo di vedere, perché ho già una bozza dove si identifica quello che sarà il presidio di Casoli. Quindi questo per voi questa sera deve essere motivo in più per poter dare quella certezza di dire perché io voglio abitare in una città così bella come quella di Casoli. Sarà che il mio cuore è di origine chietina, per cui torno volentieri sempre nella provincia di Chieti, perché ho la struttura sanitaria, perché ho la scuola. Si parlava della possibilità di poter sviluppare sempre di più quelle che sono le strutture da adibire alla scuola. La cultura è importante, il centro di aggregazione, l'integrazione socio-sanitaria, importanti situazioni che daranno quelle risposte, come sempre dovete ricordare, di prossimità. Poter abitare in una città come Casoli significa poter avere quella sicurezza, perché noi abbiamo bisogno di sicurezza. E ritorno un attimo indietro, la telemedicina. Oggi c'è un'innovazione tecnologica, l'innovazione tecnologica l'avremo proprio sul nostro territorio, nel senso che non c'è più bisogno di uscire per andare a portare la ricetta al proprio medico, a prenderla, a portarla in farmacia. Voi da pochi mesi, da un anno circa,
avete la dematerializzata. Di colpo, grazie a chi ha portato avanti questo lavoro, durante la pandemia non siete più usciti di casa per andare a prendere la ricetta. Vi veniva inviato attraverso il cellulare, attraverso un WhatsApp, andavate dalla farmacia e avevate la medicina già pronta. La scelta è revoca. Quanti di voi hanno fatto file, eccetera? Adesso si avrà tutto in maniera telematica. La telemedicina permetterà, ed è questa un'altra garanzia, di leggere i referti in maniera contemporanea, di avere immediatamente una risposta, ma soprattutto quell'assistenza domiciliare in cui sarete monitorati. E questa è l'innovazione del territorio. Questo è il programma che noi presenteremo a Roma come progetto. È già stato, diciamo, già è stata stilata una bozza che condivideremo, come ho già detto, con i sindaci di tutta la nostra regione. E finalmente questa regione, che per anni è stata definita canaglia, oggi la possiamo definire virtuosa, e questo grazie a tutto il vostro impegno.